promesso, ecco il tutorial delle gallinelle romantiche. Primo passaggio in assoluto è quello di ritagliare tutti gli elementi e doppiarli con l'elemento corrispondente. Quindi cosa vado a fare? Vado a far combaciare i due tagli del corpo di ogni gallinella, i quattro tagli delle ali, e li doppio, cioè li metto insieme, i quattro tagli delle zampette, i due tagli per la cresta e i due tagli del becco che ho già iniziato a filzare. Una volta fatti combaciare tutti gli elementi, il primo passaggio è quello di andare a cucire insieme i due lati dell'angolo retto. Quindi cosa faccio? Della base di ogni corpo della gallina. Quindi vado a farli coincidere e con un semplice punto indietro o punto macchina o quello che volete, punto scritto, come volete voi, vado a chiudermi l'angolo. Quindi vado in questo modo a chiudermi l'angolo. Una volta fatto questo per entrambi i lati, quindi ecco qui, quando vado a rivoltarlo l'ho perfettamente pulito. Potete anche andare ad incollare, io preferisco cucire. Allora, l'ho fatto già, come potete vedere ho chiuso entrambi i due angoli retti della base, sia per il taglio davanti che per il taglio di dietro, e poi con gli spilli sono andata a fare coincidere soprattutto il nastrino Tiffany sia davanti che indietro, e vado adesso ad eseguire il punto festone lasciando la base aperta per poter imbottire. Vi faccio vedere la mamma finita. Praticamente ho chiuso dopo aver imbottito. Potrebbe essere anche un simpatico fermaporta se mettete all'interno un sacchetto di sabbia, ma in questo caso io l'ho pensata più che altro per un poggiamensola. Quindi vado, come vi dicevo, a chiudere appunto festone, imbottisco e vado a chiudere l'elemento. Una volta fatto questo, vado a fare la stessa cosa per tutti gli elementi, quindi per le zampine, per le ali e per la cresta. Mentre invece per il becco metto insieme i due tagli e vado a fare una semplice filza, utilizzando questa volta, anziché il filo bianco, un filo di tono arancione. In questo caso ho usato un capo del moulinet, quindi un unico filo, e vado a fare, come dico alle bimbe quando insegno la filza, entri e esci con l'ago. Ok, io ve lo faccio già vedere finito, nel frattempo ho fatto anche gli altri per tutta la famigliola, e quindi adesso non mi resta che assemblare la mia gallinella, la prima gallinella. Cosa faccio? La prima cosa da fare è posizionare le mie zampine. Ok, e sopra poggiarvi in questo modo semplicemente la mia gallinella e cercare già prima di incollare una sorta di baricentro, cioè nel senso mi deve rimanere ferma sopra. Sposto i piedini fino a quando non trovo il giusto baricentro. Una volta trovato il giusto baricentro, sollevo leggermente e vado a mettere un goccio di colla. Ok, tengo un po' perché il panno, ecco, forse è meglio così.
metterò un altro goccio di colla successivamente per farla tenere meglio. Proprio un centimetro sotto i due occhietti vado ad incollare il mio becco. Ecco qui, in modo che così rimane fermo un po'. Mi manca la cresta e le ali. Allora, posso attaccarla in questo modo, per ora l'attacco così, anzi un po' leggermente inclinata, e vado a metterci anche qui un goccio di colla. E questa volta cerco di abbassarla mettendo l'angolo all'interno, ok, in modo tale che così mi si noti di meno. Quindi vado a rimettere un goccio di colla sulla cucitura e vado a pressare un po'. Ok, ora non mi resta che decorare la cresta. Taglio a metà il nastrino e metto un goccio di colla a destra e un goccio di colla magari tutte e due insieme così, e poi ritagliate le margherite, la più grande la metto sotto e poi la più piccola, sfalzando leggermente i petalini. A questo punto posso andarci ad incollare anche un piccolo bottoncino in legno. Incollo il bottoncino di legno. Per le ali, il passaggio successivo sarebbe quello di andarla a incollare, ma se volessi lasciarla da sola, allora adesso dovrei posizionare le ali. Ma poiché voglio andare a formare la famiglia, realizzo prima gli altri due elementi, poi li metto insieme e poi stabilirò successivamente la posizione di tutte e sei le ali. Finiti i tre elementi, mi sono messa a favore di camera così riuscite meglio a vedere, devo andarli semplicemente ad incollare tra di loro. Quindi cerco un punto di contatto e vado a mettere la colla. In questo modo e anche di qua. Ok, come vi dicevo prima, adesso vado a posizionarmi le ali e inizio da quelle del figlioletto. Allora, decido di metterle inclinate verso il basso, che altrimenti non si vedrebbe più mamma chioccia e mi dispiacerebbe un po'. Quindi le tengo un pochino, le faccio ruotare leggermente indietro, cerco di spostare e farvi vedere dove le sto incollando, quindi sia dietro la, diciamo così, il laterale che sul retro. Tengo un po' perché ovviamente, essendo anche un po' imbottite, diciamo così, cercheranno di alzarsi. Ok, e una l'ho messa, si è staccato papà, ma poi lo riattacchiamo. Questa la fisso leggermente sul davanti. Vado a fare la stessa cosa per l'altra. Mio papà si è staccato. Allora, metto un goccio di colla, scusate, mi sono messa davanti, ecco qui, e vado anche qui ad attaccare leggermente verso il basso, quindi ecco così, e tengo un po'. Il papà si è definitivamente staccato, mentre invece mamma chioccia regge ancora. Quindi le donne siamo più forti da questo punto di vista. Ora invece lei, ok, anche per lei questa più o meno è l'altezza. Vado ad incollarla, mentre l'altra ala la metto in su, come se volesse abbracciare. Ecco,
papà, che si è staccato nel frattempo, non ha resistito. Andiamo a rincollarlo nella posizione di prima e andiamo a mettere le due ali. Allora, in questo modo, e l'altra come la mamma. Ok, adesso bisogna tenere un po', ma la mia famiglia è al completo, come poggia mensola, tutto il trio insieme, non è niente male. Per completare il tutto vado con il bulino e il colore acrilico bianco ad eseguire i riflessi di luce sugli occhietti. In questo caso sono inconfondibili i miei occhietti a cuoricino ed è una piccola V eseguita con il bulino intinto nel colore acrilico bianco. Ecco qui. E l'ultimo a mamma chioccia. E la mia famiglia di gallinelle romantiche è completa. Spero che vi sia piaciuto. Un abbraccio e alla prossima!